entrare a alcuni automatismi, automatismi buoni. Una delle cose più classiche qua, adesso l'esercizio è all'interno di diversi esercizi fisici, individuare chi aveva il coltello nascosto. Nel senso, abituare il cervello a riconoscere qualcosa che è difforme dalla norma. Perché? Perché magari questa è la miglior forma di prevenzione che potete fare, in assoluto. Vedete una persona che non è normale che abbia un coltello in tasca e magari evitate di stargli vicino o magari cambiate locale. Sono rassicurante.